progettare questo luogo anche noi ci siamo chiesti, abbiamo fatto un lavoro di materializzazione della nostra missione e quindi abbiamo messo al centro di tutto il nostro dipendente, il nostro lavoratore interno. Nel far questo abbiamo adottato una metodologia, un lavoro, uno scopo che poteva dire ma noi vorremmo sempre di più creare dei prodotti, creare delle innovazioni. Abbiamo rappresentato l'ufficio come se fosse un processo mentale e quindi degli spazi per la creatività, degli spazi per la condivisione. Questa è una piazza dove abbiamo degli eventi per poter ospitare diciamo degli speaker esterni ma anche il mondo della società civile. Quindi noi ogni venerdì abbiamo un evento esterno, un evento interno, questo per generare nuove idee interne. E poi abbiamo degli spazi di lavoro individuali, quindi se c'è del lavoro che noi chiamiamo di singolo, dove la concentrazione è importante, il lavoro singolo è importante, beh, anche questo deve avvenire in un luogo opportuno. Poi ci sono dei luoghi di condivisione a due, dei luoghi di condivisione a tre per fare meeting e le cosiddette team up, che sono dei luoghi che accelerano la capacità di avere connessioni con persone di skill diverse. E per far questo abbiamo utilizzato delle tecnologie, dall'agile alla mindfulness, che permettono appunto alle persone di esprimere il meglio anche a livello personale. Poi ci sono delle zone più silenziose, dove c'è più concentrazione, quindi offriamo diverse tipologie di spazi. La nostra sfida però è stata una sola, in sintesi. Noi non volevamo associare l'ufficio alla scrivania. Il fallimento del progetto sarebbe stato che le persone entrando in ufficio dicono dov'è la mia scrivania, invece abbiamo lavorato molto affinché potessero percepire un arricchimento. Quindi il successo dell'iniziativa c'è se le persone entrano e dicono che bello ufficio che ho e il mio ufficio è tutto. Questa è un'esperienza non di riduzione dello spazio ma di accrescimento dell'ambiente e quindi hai un senso di appartenenza allargata dove hai delle cose in più e soprattutto vivi in un clima che ti permette una massima espressione personale e aziendale. Il concetto chiave è che tu rinunci magari alla tua la foto della tua famiglia o del bimbo, rinunci alla tua scrivania ma acquisisci tutto lo spazio, cioè tu non hai una scrivania ma hai un ufficio tutto tuo, nel senso che tutto e tutti, ma ne hai accesso a tutto, anche i manager qui non hanno il loro spazio, nessuno il loro spazio, ma c'è una condivisione. Il fatto di abilitare, di rinunciare a uno spazio piccolo, ad abilitare ad un luogo è un percorso da fare sia tecnologicamente, quindi abilitando lo spazio, ma anche culturalmente, perché sennò avrai un percorso di chiusura, perché diciamo l'essere umano di media è conservatore, quindi devi accompagnarlo e fargli capire che li stai abilitando e dando molto di più, però che non è immediato, quindi fa parte anche del nostro lavoro fare anche il percorso che affianchi questa trasformazione, perché è una vera e propria trasformazione a tutti i livelli.